Durante la Seconda Guerra Mondiale la gentilezza era sicuramente merce rara, soprattutto nei confronti dei propri nemici. Non per questo però alcuni soldati dimostrarono che la guerra non era necessariamente una scusa per violenze gratuite. Hans Scharf, ad esempio, era incaricato di interrogare piloti alleati catturati per ottenere informazioni utili alla Luftwaffe, l'aviazione tedesca. Scharf però decise di utilizzare un metodo un po' particolare, una sorta di interrogatorio gentile. Preparando torte, cucinando vari dolci, facendo passeggiate piuttosto che interloquendo proprio con i propri prigionieri, Scharf riuscì in modo gentile ad ottenere un sacco di informazioni che nella totalità erano superiori a tutte quelle dei suoi collaboratori messi insieme. Infatti, per questo motivo, il metodo Scharf è alla base dei metodi di interrogatorio moderni. Ora, al di là delle atrocità, secondo voi, oltre a queste piccole chicche, che cos'altro ci ha lasciato la Germania della Seconda Guerra Mondiale? Scrivetecelo nei commenti e lasciate un mi piace.